Manuel, la classica giornataccia, la possiamo definire così, anche se in realtà la squadra non era partita male, ma dopo il gol si è un po' spenta, anche un po' di energie. Ma sicuramente siamo rammaricati per la sconfitta perché avevamo approcciato bene questa partita, avevamo preso in mano la situazione. Poi alla loro prima azione abbiamo subito gol, sapevamo che avevano queste qualità nella ripartenza, ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo preso gol, abbiamo un po' subito il colpo. Abbiamo tentato di reagire anche nel secondo tempo, poi abbiamo avuto le occasioni per cercare di pareggiarla. E poi anche in questo caso è arrivato il loro secondo gol. Nonostante questo abbiamo provato in tutti i modi a cercare di almeno diminuire lo svantaggio, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il silenzio a fine partita è sinonimo che questa squadra non ci sta proprio a perdere dopo 11 risultati utili consecutivi. Ma sicuramente noi cerchiamo di trarre il massimo da ogni partita. Oggi non ci siamo riusciti e ovviamente ci dispiace, ma purtroppo è andata così, dobbiamo accettarlo e cercare di capire dove abbiamo sbagliato per poter migliorare e trarne beneficio già a partire dalla prossima settimana. Sempre moltissimi complimenti per la difesa, un record davvero importante di gol subiti, pochissimi, oggi solo due occasioni e due gol, ci sono quelle giornate in cui capita anche questo. Ma purtroppo è vero, abbiamo subito due gol, sicuramente se li abbiamo subiti qualcosa di sbagliato l'abbiamo fatto, guarderemo dove siamo mancati e lavoreremo per migliorare ogni singolo dettaglio. Nonostante tu sia ancora considerato un under, ti senti un po' già più leader di questa squadra? Abbiamo sentito anche nelle difficoltà continuare a incitare i compagni, arrabbiarti con l'arbitro, cercare di motivare anche la squadra. No, ovviamente ognuno all'interno del gruppo ha la propria responsabilità, so qual è la mia, cerco di fare quel che è il mio meglio, aiutare i miei compagni a fare altrettanto e niente, cerco di aiutare in questo modo.